Cane è cosiddetto molecolare, no? Nel senso che attraverso diciamo le molecole riesce a stabilire quello che vuole cercare. Tradizione che negli aeroporti e nelle stazioni, negli stessi porti, vi siano dei cani che fanno attività antidroga e di ricerca di esplosivi, quindi c'è già un'esperienza specifica in questo campo e fa più o meno le stesse attività, quindi questo cane, anziché individuare lo stupefacente, anziché individuare l'esplosivo, la presenza esplosiva, individua la persona che ha le molecole del corpo. In questo momento i cani in corso di preparazione sono tre, che saranno impiegati secondo appunto quell'ordine che le avevo detto. La razza specifica è sicuramente quella del pastore tedesco, con diciamo maggiore predilezione del pastore olandese e quello belga. Presentano delle caratteristiche che sono superiori rispetto a quelle degli altri, quindi diciamo per loro c'è maggiore diciamo predisposizione a questo tipo di attività. Sarei contenta se girassero dei cani per rintracciare persone contagiate, anzi mi sentirei molto più tranquilla. Sarebbe, ripeto, un modo per fare tracciamento ed è l'unico sistema per contenere il Covid, secondo me.